Primo dicembre. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Filippesi 3, 12. Afferrare. Afferrare. Quando usiamo questa parola? Quando stiamo per perdere qualcosa o temiamo di perderla? L'afferriamo per non lasciarla, per non farla allontanare. L'afferriamo anche per proteggerla, per salvarla. Ma tu cosa hai afferrato nelle tue mani? A cosa tieni in maniera particolare? Cosa è prezioso per te? E soprattutto, chi ha afferrato te, la tua vita, e non la vuole lasciare? Forse una domanda strana, inusuale. L'Apostolo Paolo aveva le idee chiare. Voleva afferrare Gesù perché Gesù aveva già afferrato lui. Paolo teneva Gesù e voleva questo legame più forte, doppiamente afferrato. Gesù vuole afferrare anche te, vuole salvarti, vuole tenerti stretto a sé, per non perderti, per non farti allontanare da lui in maniera irrimediabile. Perché ti ama ed è venuto a morire al posto tuo, per salvarti dal giudizio del tuo peccato, dall'inferno. Vuole afferrarti, ma non per immobilizzarti, vuole afferrarti per stringerti con amore, per renderti veramente libero.